Buongiorno amore, ti sei appena svegliata? Sì. E sei tutta raffreddata, vero? Ascolta, dobbiamo fare un tampone più tardi, va bene? Te lo faccio io, eh? Ma tanto tu sei tanto brava e coraggiosa, vero? Perché sei molto raffreddata e sei anche un po' caldina. E allora, visto che dobbiamo vedere i nonni, voglio farti prima un tampone, va bene? Adesso fai colazione e poi faremo il tampone, d'accordo, amore? Vieni amore, la tua colazione, il plum cake. Prego amore, buon appetito. Buon appetito. Oh, amore mio. Ciao cucciola, stai Ciao. giocando un pochino? Sì. Ma lo sai che questa casa è bellissima? Grazie. Eh? È la nuova casa dei Playmobil. Sì. Ma è troppo bella, ma sai che non l'avevo mai vista? Guarda, c'è anche il E poi bimbo. lì c'è papà. E qua c'è il papà che E fa lei è la ancora la mamma. nanna, è proprio un papà che Sì, dorme sempre. E dov'è infatti. mammina? Fa vedere la Sta mammina. Eccola preparando le qua, posate con la della coda. colazione. Ah, sta preparando la Sì, colazione. per la bimba e sonaggi. Ma io prima ho visto un biberon per il Ah, sì, bimbo, è l'ho vero? messo L'hai lì messo nel dentro. frigorifero, nella dispensa. Cos'è, un frigorifero questo? Una L'ho dispensa? messa Oh, qui. ma quante cosine carine ci sono qua Anche dentro! Le uova, l'insalata, ma dai! La bottiglia del qui. Guardate, latte. c'è anche la cucina. È stupenda questa casa. Proprio bella bella. Qui abbiamo anche il bagno, la sala e la cucina con anche la pentola con le uova. Abbiamo fatto una frittata qui, caduta. Allora, amore, ci vediamo dopo col tampone, va bene, tesoro? Ciao. Sei tranquilla? Ma tu sei brava, vero, a fare i tamponi? Sì. Non hai paura, vero? No. Ascolta, io adesso mi vado a cambiare. Poi ci facciamo tutto il lavaggino del naso, tutta la procedura prima di fare il tampone, d'accordo? Allora ci vediamo tra pochissimo. Per prima cosa dobbiamo lavare il nasino, vero? Perché altrimenti il tampone non mi entra nel nasino, lo sai che poi faccio fatica, eh? Allora facciamo un bel lavaggino, prepariamo il fazzolettino. Ecco qua, va bene? Andiamo? Pronti? Uno e due. Bravissima, amore. Ciao a tutti amici e benvenuti nel canale Vanessa e Anastasia. Dov'è Vanessa? Sta ancora dormendo. È una dormigliona. Oggi noi dobbiamo fare una cosa. Che cosa, Ani? Sì, allora spieghiamo meglio. Praticamente stamattina Anastasia si è svegliata molto molto raffreddata, ma tantissimo. Quindi, visto che appunto oggi è il compleanno della nostra nonna Lella, che salutiamo. Ciao nonna! Ci vediamo dopo. Preferisco fare un tampone ad Anastasia per essere tranquilla. Quindi Anastasia, adesso la mamma va a prendere tutto l'occorrente per farti un bel tampone. Sei felice? Bene! Dovete sapere, ragazzi, che Vanessa e Anastasia sono bravissime a fare il tampone. E adesso ve ne renderete conto. Pronti? Via! Allora, abbiamo preso tutto l'occorrente per fare il tampone ad Anastasia. E adesso l'infermiera Romina si accingerà per farglielo. Ciao, Guardate, vuoi vuoi farlo anche tu un tamponcino? Eh? Lo vuoi fare un tamponcino? Fare perché mio È carina, sì. Adesso però dobbiamo fare il tampone. È inutile che cerchi di sviare parlando del cagnolino. Allora, per prima cosa apriamo il test, dove poi metteremo le goccioline di liquido. Ok, guardate che brava! Quasi quasi io lo faccio fare da sola il tampone. Allora, sai come lo apro io? Spezzo qua, eccolo qua, tiriamo su. No, te lo faccio io, non fare la sciocchina. Devi stare ferma, Ani. Pronta? Guarda in su, guarda un pochino in su, leggermente inclinata così, bravissima. Il tampone l'ho già fatto tante Ecco. volte. Esatto. Adesso guarda in su come prima e stai ferma. E pa-pa-pa-ra-pa-pa. Allora, io ho delle difficoltà a far entrare il tampone nella nonna.
Sì, nell'altra sì. Dai, solo un secondo, un po' di solletico. E ciù! Classico, ciù! È solo l'effetto del tampone questo, però vabbè, raffreddata, ma non credo che sia il raffreddore. Adesso guarda ancora un pochino in su e leggermente verso di me. Dopo questo, Brava, bravissima amore! Un applauso ad Anastasia che è coraggiosissima! Brava amore! Adesso bisogna inserire il tampone dentro il liquido, lasciarlo per un minuto, girare, schiacciare bene e lasciare agire un minutino. Allora, sei stata bravissima. Ti metto però io. Sì, lo teniamo per ricordo. Senti un po', cosa pensi di essere, positiva o negativa? Negativa. Negativa. In effetti tutti i suoi compagni malati sono negativi. Ci stiamo salvando da questa epidemia. Però anche se anch'io credo che lei sia solo raffreddata, per precauzione, visto che dobbiamo andare dai nonni, io glielo ho fatto comunque e mi sembra giusto e corretto. Olè, allora aspettiamo questo minutino e poi vedremo il risultato. Andiamo a vedere cosa sta facendo Vanessa, se magari si è svegliata la pigrona. Mentre aspetto che il mio tampone agisca, vado a vedere cosa sta facendo Vanessa, se si è svegliata. Andiamo a vedere tutti insieme. Signorina, che intenzioni abbiamo questa mattina? Sveglia. Vanessina, sveglia. Dai, su, su, svegliati. Che è ora di pranzo, tu sei ancora nel letto. Dai. Dai, amore, vieni giù a far colazione, dai. Apriamo gli occhietti. Buongiorno. Ma lo sai che ore sono? Quasi l'una. Vabbè che domenica, però, Dai, svegliati, su. Andiamo giù. Ho fatto un tampone ad Anastasia perché oggi dobbiamo andare a trovare la nonna Lella perché è il suo compleanno, va bene? Okay. Dai, vieni giù così guardiamo il risultato del tampone, vieni. È positiva. Ma no, amore, dai, speriamo di no, Vabbè, perché dovresti esserlo? Lo posso mettere io? Sì, adesso te lo faccio mettere a te, ok? Finiamo un attimino, ancora qualche secondo e poi Anastasia lo metterà nel test. Ok ragazzi, tempo scaduto, quindi lo sollevo, schiaccio bene bene così il liquido scende. Questo qua lo appoggiamo, chiudiamo il flaconcino e Anastasia lo vuole mettere... riesco ok, chiudiamo il flaconcino. Anastasia vuole mettere le goccioline. Olè. Boom, ma che bella bollicina blu, le mille bolle blu 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 blu, speriamo no. Adesso cameraman, facciamo vedere che si sta colorando di rosa. Si sta colorando di rosa, ma comunque bisogna attendere 10 minuti. Non bisogna guardarlo né prima e neanche dopo. A dopo, ciao! Allora, la riga della negatività è già presente. Bisogna attendere nella speranza che non arrivi l'altra riga. Guardate Anastasia com'è intenta a guardare il suo test perché è terrorizzata del fatto che possa essere positiva, ma no. Non posso andare per giocare. Lo so, oggi è una bellissima giornata e Anastasia vuole fare un giretto fuori. Guardate, e ha ragione, fuori in cortile. Capitato. Mannaggia, adesso puliamo e disinfettiamo. Comunque, sembrerebbe proprio di no, amore. Dai, dobbiamo ancora attendere qualche minuto, Però mi sa che non lo sei. Ma guardate un po' chi c'è. Ma buongiorno, buongiornissimo. Facciamo colazione? Sì, grazie. Col pollo e l'insalata perché è ora di pranzo, lo sai signorina? Dove corri? Dove corri? Dove corri? Dove corri? La meglio questa. Dove corri? Dove vai? Cosa a fai? Prendere il latte. A prendere il latte. Guarda qua cosa ti aspetta. Cos'è? Libri per studiare, gioia bella. No. Dai amore, bisogna studiare. Matematica l'hai già fatto. Geografia possiamo anche farla tra qualche giorno perché non è per domani, ma c'è da studiare storia, ok? Io sono i miei cereali preferiti. Buoni. Sono i risetti al cioccolato. I risetti al cioccolato, amore. I risetti al cioccolato, hai ragione. Scappa, 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 scappa.
che il tampone di Anastasia è negativo. Però intanto la mamma e Anastasia sono su, che stavano facendo i letti. Dovevano aspettare 10 minuti. Sono passati 10 minuti, ma la mamma e Anastasia non lo sanno ancora. Quindi io gli farò uno scherzo dove gli farò la seconda riga. Chissà che reazione faranno. Guardate ragazzi, è un po' storta però. Si capisce. Ok, adesso aspettiamo. Sento qualcuno che arriva. Adesso guardiamo l'esito del tampone perché sono passati 10 minuti, ok? Grazie che mi hai aiutato a fare i lettini. I lettini. Andiamo a vedere, dai. Ragazzi, Anastasia è positiva, io non l'avrei mai immaginato, amore, non possiamo andare a trovare la nonna, non possiamo andare a giocare giù in cortile, non puoi più andare all'asilo, ma che disdetta! Vane, ti devo dire una cosa, devi stare lontana da Anastasia perché purtroppo è risultata positiva al test. No, veramente. Sì, Vane. E lei è disperata, sta piangendo e ovviamente la capisco. Quindi mi raccomando, cerca di essere un po' carina, però non ti avvicinare troppo a lei, d'accordo? Certo però che questa riga è un po' strana. La vedo un po' sbavata, molto spessa, ma non capisco. Guarda Vane, non è così la seconda riga. Vero, che strano. Vero? Sembra quasi, non so. Senti un po', signorina, non è che per caso, mentre noi eravamo su a fare la camera, hai fatto uno scherzo ad Anastasia? No, mio signore. Hai qualcosa da dire? Ho fatto. Cos'è che è successo questo tampone stranissimo? Ha fatto la riga. Hai disegnato la seconda riga? Yeah. Dimmi la verità. Va bene, sono stata io. Ah, brava. Cos'è, uno scherzo di carnevale? Eh sì. Uno scherzo vale. Ah sì, uno scherzo vale. Mi hai fatto venire un colpo. Pensavo che la bambina fosse positiva, vero amore? Ti sei spaventata anche tu? Sì. Dobbiamo fare uno scherzo a Vanessa. Dobbiamo vendicarci. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale.